Avevo 14 anni. Sono andata da sola e poi mi sono messa a piangere dopo Firenze, perché non arrivava mai. Quando sono stata Mestre, da San Donà a Mestre c'è poco, ci sono 30 chilometri, e lì c'era la protezione della giovane. E mi hanno detto: ma dove vai? E vado a Roma. Ma sola? Sì, sola. Vado a Roma sola. Allora mi hanno preso un fazzoletto e me l'hanno legato qua. E hanno detto: così quando sei a Roma ti vede chi ti deve prendere, ti vede, se no come fai ad andare a Roma? Che avevo mandato una fotografia perché c'era chi si interessava e ho mandato una fotografia, e lì a Roma è venuta a prendermi una signora, ha detto: tu sei questa? Mi ha fatto vedere e ho detto sì. E allora sono andata con lei e sono andata a casa. Ero in servizio, perciò ero in casa. E com'è che da Roma sono arrivati a prendere lei a San Donà di Piave? C'era, come si chiama, un coordinatore che cercava queste persone. È venuto da me, era di Trieste, è venuto da me a chiedere se volevo andare. E io ho detto di sì, ma anche mia madre ha detto di sì, ma come ha fatto? Non lo so. E io andavo volentieri, ma sa, credevo un po' meglio. E invece mi sono trovata che, insomma, tutto il viaggio senza andare al gabinetto. Sono partita a casa dalle 3 del mattino e sono andata a Treviso a prendere il treno, e sono arrivata alle 6 di sera. Ora che si è arrivata a casa sono entrate alle 7 e non ero ancora andata. Poi sono andata, le ho detto, cioè lei vedeva che io, questa signora vedeva che io mi muovevo, dice: ma devi andare al gabinetto? Sì. Allora dice: aspetta che ti porto, perché c'erano 13 stanze in questa casa e io che non conoscevo niente. E allora sono andata là e mi ha detto: qui c'è il bagno. Vabbè, io sono andata dentro e ho guardato in giro e non sapevo dove andare, e sono tornata là a lavare i piatti. E di nuovo mi muoveva, dice: ma non sei andata? Ma non so dove! Non so dove! Noi avevamo in mezzo ai campi un coso lì. Un casotto. E ho detto: io non so quale sia, non so dove andare. E allora lei mi ha detto: è quello. Vabbè, è quello. E come faccio? Non sapevo che mi dovevo sedere. Allora ho messo tutti e due i piedi sopra. Tipo la turca. E così ho fatto la pipì. Ecco. E a Roma sono stata circa 6 mesi, perché dopo è scoppiata la guerra. E sono andata verso gennaio e la fine di giugno sono tornata a casa perché c'era la guerra, e allora io non sono più stata là. Sono stata a casa, da giugno sono stata a casa fino a settembre, e a settembre sono andata a Milano. Allora lì era un po' meglio, perché mi pareva di essere più vicino a casa, e poi insomma, ma poi c'era la guerra e dovevo andare ogni notte in cantina, perché suonava l'allarme e sono andata in cantina. Avevo due figli piccoli, due bambini, non li avevo io, in quella casa c'erano due bambini di 2 e 4 anni, e la sera si prendevano, quando suonava l'allarme, si prendevano questi bambini e si andava.
Così che lì ho passato un anno così. E poi sono tornata a casa. Quanti anni aveva? 15. Comunque, quella è stata la mia vita prima, perché poi a 20 anni mi sono sposata. Sono venuta a Torino nel 50. Sono venuta su e giù dal 46 in poi, ma proprio con la residenza sono venuta nel 50, perché nasceva mio figlio.